Oh, ma lo sapete che è successo a Villa Bellini? A Villa Bellini, ma che succede io? Sala stampa la Domenica Sportiva Siciliana, mi dice Guido Pistone che tra poco saremo in condizione di collegarci con Alessandro Fragalà da Via Grande, dalla sede della cena di Natale del Catania Calcio, tra pochissimo. Andiamo adesso, credo, Guido, ci siamo con l'esterna 2, con Danilo Castro, con Alessandro. Alessandro, che ci fai tu a Via Grande? Ale? Buonasera Umberto, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Vi chiederete cosa ci faccio qui in questo importante hotel di Via Grande. Presto detto, sto aspettando giocatori, dirigenti e tecnici del Catania che a breve si riuniranno per la classica cena prenatalizia. C'è un po' di ritardo perché in molti stanno facendo le valigie, qualcuno partirà per le vacanze, altri raggiungeranno la famiglia, molti andranno, ritorneranno in Argentina e qualcuno invece rimarrà a Catania. Noi li stiamo aspettando. Fra pochissimo ci spostiamo proprio all'interno dove la squadra cenerà. Io per il momento ti restituisco la linea, ci sentiamo fra pochissimo. Grazie, grazie Alessandro, c'era qualche problema col satellite. Siamo pronti? Abbiamo Giampaolo, io vedo là in bassa frequenza Alessandro, ma c'è... Devi da menze veri, devi da menze veri. Grazie Umberto per la linea. Che deve dire forse qualcosa per quel che riguarda i tifosi eccetera eccetera. Abbiamo la possibilità di sentire almeno Alessandro? Sì Umberto, abbiamo perso. Non lo sento. Ale? Sì, Umberto mi senti? Mi senti Umberto? Sento una voce lontana. Sta mangiando con l'omologo. Sarà con l'omologo sicuro. Mi senti Umberto? Alessandro, prego. Mi senti? Sì, ti sento ma molto distante, insomma. Sì, avevamo intercettato lo Monaco, ora cerchiamo di riprenderlo e lo porteremo davanti alle nostre telecamere. Va bene, va bene. Allora fermiamoci. Monaco, lo Monaco sui tifosi. Alessandro, a te la linea, vai. Ale. Grazie Umberto, siamo di nuovo in collegamento. Siamo Pietro Lo Monaco e lo lasciamo ai suoi ragazzi alla cena di Natale. Noi Umberto ci sentiamo fra pochissimo perché forse avremo una sorpresa. A te la linea. Via Grande, c'è Fragalà? C'è Fragalà? Vediamo un po'. Ce l'abbiamo. Vai Ale, vai. Grazie Umberto per la linea, avevo promesso una sorpresa. Abbiamo l'ultimo collegamento, credo, perché stanno per finire. Via Grande, la sede della cena sociale del Catania per lo scambio di auguri. Alessandro. Grazie Umberto per la linea, siamo nuovamente in collegamento qui. Via Grande con la cena del Catania e c'è l'ultima sorpresa perché abbiamo portato qui un pezzo di sala stampa, abbiamo le nostre due opinioniste, Simona Marletta e Stefania Sberna. Facciamo un augurio a tutti i telespettatori di Sala Stampa e tutti i cittadini catanesi. Auguri a Umberto, ma gli auguri assolutamente a tutti. Trascorrete felicemente e serenamente questo Natale. Noi ci ritroveremo ovviamente nel 2011, che è proprio dietro l'angolo.
Stefania? Sì, un augurio a tutti i tifosi, ovviamente, a Umberto che ci ha accolto. Noi veramente siamo molto contenti comunque di far parte di questa famiglia di Sala Stampa, e quindi appuntamento al 2011, e possiamo sicuramente trascorrere serenamente queste feste natalizie. Meglio di così non potevamo chiudere, quindi io vi restituisco la linea con il calice in mano. Noi brindiamo al Natale, al 2011 che sta arrivando. Da Via Grande è tutto, a te la linea, Umberto. Grazie tanti, mi sono impari nei pezzastri, ma passato tempo insieme a noi. Grazie tanti, non tu scordare, mi sentiamo prossimo. Grazie tanti.